Purtroppo dobbiamo denunciare l'ennesima occupazione abusiva di un alloggio comunale. Anche questa volta si tratta di persone che invece di rispettare le leggi e le procedure hanno preferito forzare l'ingresso, gettare fuori le superlettere e utilizzare l'abitazione senza alcun riguardo per le normative e per le persone che, in graduatoria, aspettano legittimamente di ottenere un alloggio pubblico. Il fatto è avvenuto la settimana scorsa a Punta Poli, dove dopo il decesso di un'inquilina, una signora anziana, sono passati solo pochi giorni prima che l'abitazione venisse occupata abusivamente. È evidente che, sebbene comprendiamo le difficoltà abitative estreme che alcune famiglie affrontano, non possiamo ignorare il fatto che ci sono anche altre situazioni di disagio, inclusi casi con persone malate a casa, che non sanno come risolvere le loro condizioni. Chi agisce in questo modo non solo viola le leggi, ma priva anche altri di opportunità legittime di accesso a un alloggio pubblico. Purtroppo la certezza della pena sembra ormai un vecchio ricordo e la situazione continua a peggiorare senza che si vedano interventi efficaci per contrastarla. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.